Buonasera signori e signori, quest'oggi il Bocca vi vuole proporre una ricettina veramente toscana al 100%. Proporrò il rinvolto maremmano. Voi mi direte, ma cos'è il rinvolto maremmano? Il rinvolto maremmano non è altro che una crepe salata farcita con delle bontà veramente tipiche maremmane. Ma andiamo subito a vedere questa ricetta, gli ingredienti per questa ricetta semplicissima e di altri tempi sicuramente. Per fare 4-5 risvolti ci vorranno circa 150 g di farina di grani antichi, o va bene anche la farina di grano zero normale, vi consiglio questa qui che è più buona, però se non la trovate, come mi scrivono in molti, va bene anche la farina zero. 100 g di farina di grano saraceno, una bella fetta, circa un etto e mezzo di guanciale, guardate che popò di bellezza, delle scaglie di pecorino toscano maremmano proprio, questo è pecorino maremmano stagionato, da un sapore inconfondibile. Abbiamo un po' di miele, di mille fiori va benissimo, un bicchiere d'acqua, un pochino di sale, quanto basta, e gli ingredienti siamo arrivati. Iniziamo subito con la ricetta, molto semplice, ci sarà da setacciare le nostre due farine insieme, che prendete un setaccio, ci buttate le vostre farine all together e le andiamo a setacciare. Fatto questo aggiungeremo un po' di sale e piano piano metteremo il bicchiere d'acqua un po' alla volta, impasteremo mentre rovesceremo l'acqua. Ce ne vorrà un po' di più di acqua perché sennò fate impappone. Allora, il nostro composto dovrà essere di questa, diciamo, densità qua, vedete? Ora ci sarà da prendere il nostro guanciale, tagliarlo a listarelle di queste dimensioni qua. Mettiamo a scaldare una pentola antiaderente e ci mettiamo tutto il guanciale. Cucinate a fuoco medio il vostro guanciale senza bruciarlo, che tiri fuori tutto il grassino che servirà per cucinare la nostra crepe salata. Vedete? Da un lato ha già fatto il suo bel lavorino, arrosolato, tirando fuori tutto il grassino. Possiamo anche spengere perché tanto piano piano cucinerà senza bruciare troppo il grasso, ma sciogliendolo piano piano. Il guanciale è pronto e andiamo a toglierlo, lasciando un po' d'untino per cucinare la nostra crepe, va bene? Abbiamo levato l'olio in più, con questo olio rimanente ci cuoceremo la nostra crepe, che andremo a rovesciare dentro e con l'aiuto del ramaiolo formeremo un cerchio, come si può notare facendo questo movimento lento, piano, sano e genuino. Alziamo leggermente la fiamma per far cucinare bene la nostra crepe nell'unto del guanciale. Dovrà cuocere circa un minutino, perché sennò si rompe facilmente, ve lo dico perché l'ho provato. E con una paletta vi aiutate un attimo a staccare la crepe prima che vi si attacchi e non si stacchi più. Vedete, a questo punto la nostra crepe si è staccata, sta cucinando, sempre fuoco bello altino. Dovete stare attenti ora a fare un movimento abbastanza veloce, sempre fuoco alto, e dovete, vedete, la nostra crepe è bella staccata, sta cucinando. Aggiungeremo un pochino di guanciale bruciacchiato, delle scaglie di pecorino toscano maremmano extra strong, mi raccomando non troppo sennò vi fa male, e vi aiuterete con la spatolina a piegare la crepe in due. Guardate che bellezza. Ora la andiamo a impiattare in un bel piattino. Andiamo a impiattare e con un cucchiaino ci deve venire proprio una striscina del nostro miele, vedete? Proprio una strusciatina così e siamo a posto. Vi consiglierei anche di farci una bella grattata di tartufo, ma il Bocca non c'ha mille e il tartufo non ce lo mette e se lo mangia così, un po' all'araba, diciamo. Intanto finirò anche di fare le altre crepe, ma siccome me ne ero già preparata una per vedere un po' come andava, ora me la vado anche a assaggiare perché mi sembra giusto. Questa si lascerà a qualche buona anima e il Bocca si assaggia quell'altra e ve lo dice subito com'è.
Sicuramente non è un piatto da mangiare a Ferragosto, ma di questi periodi che inizia un po' di freschino è un ottimo corroborante per il nostro fisico e anche per il nostro buon umore, perché c'è tanto grassettino che ti tira su. Consiglio a tutti quanti quelli che mi seguono di rieseguire questo piattino della tradizione veramente antica dei maremmani, dei pastori maremmani che si trovavano in mezzo al nulla e si facevano questo risvolto maremmano, che si levavano la fame, ve lo dico io che se la levavano in qualche maniera. Prima di salutare tutti quanti vorrei ricordarvi un'iniziativa del mio amico chef apprendista, ve lo dico, un ragazzo di 14 anni che già si mette a cucinare, a fare vedere come si mangia veramente bene. Io ho visto qualche ricetta, è sempre un po' acerbo, ma la passione è quella che c'avevo io alla sua età. Lui aprirà un gruppo Facebook in questi giorni, si chiamerà Ricette per Tutti e comprende una vastissima scelta di ricette mia, sua. Potrete postare le vostre ricette con le foto, ci farebbe un sacco di piacere poter condividere con voi tutta la nostra passione, mia e quella di Giorgio, che consiglio comunque di andare a vedere. Si chiama Chef Apprendista e fate un sacco di risate, perché è verace come me, anche se ha 14 anni e basta. Con questo saluto tutti, mando un bacione, iscrivetevi, mettete mi piace, condividete, che mi fate un cuore a così. Ciao e alla prossima!